Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Abbiamo scelto tre temi in questo nostro appuntamento, tre temi peraltro di attualità. Ecco i titoli. Parleremo del rigassificatore di Piombino, uno stop alle operazioni, ma è stato respinto questo ordine del giorno del Movimento 5 Stelle con il voto contrario della maggioranza. La cronaca ci impone di parlare del giovane fattorino morto in un incidente. Il presidente del Consiglio regionale appunto rilancia la necessità di azioni forti. E poi un'intesa tra la Regione Toscana e l'isola di Creta per uno sviluppo e una cooperazione in una sorta di promozione vicendevole molto molto interessante. Andiamo invece nel primo argomento, parliamo di attualità, perché il Consiglio regionale della Toscana ha respinto a maggioranza, con il voto contrario del PD e di Italia Viva, a favore tutti i gruppi dell'opposizione, un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che intendeva impegnare il presidente della giunta regionale a interrompere qualsiasi atto fatto o voluto per la realizzazione del rigassificatore di Piombino. Il presidente Gianni ha dichiarato, in qualità anche di commissario straordinario, che questo atto chiederebbe di fare cose illegali, ovvero interrompere appunto qualsiasi fatto o atto volto alla realizzazione di questo rigassificatore, aspettando le decisioni del nuovo governo. Ascoltiamo. Ma io ritengo chiaramente questo dibattito molto intenso, animato dall'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, che mi chiedeva di interrompere l'iter per l'autorizzazione del rigassificatore a Piombino. Ma è stato un dibattito politico più che tecnico, come era nella natura dell'ordine del giorno. È venuto fuori con molta chiarezza che sono contrari a continuare l'iter coloro che hanno votato a favore di questo ordine del giorno, ovvero Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega. Mentre abbiamo votato contro, abbiamo quindi respinto senza nessuno che si sia sottratto a questo, il Terzo Polo e il Partito Democratico. Ma io veramente rimango molto sconcertato, perché qui non siamo a Piombino, siamo nel Consiglio regionale della Toscana, ovvero di una regione di 3.668.000 abitanti, che ha la sua autorevolezza con posizioni nazionali. Vedere che ancora oggi, dopo che gli italiani pagano delle bollette mostruose, dopo che le imprese sono condizionate nel loro futuro dal gas, dopo che l'interesse nazionale dichiarato e su cui tutti sono d'accordo è quello di diminuire la nostra dipendenza dalla Russia, che ci siano ancora queste forze politiche che votano per interrompere l'iter, insomma, si prenderanno le loro responsabilità di fronte agli italiani, ai cittadini, alle imprese. Io ho voluto ribadire che sto facendo quello che mi dice la legge come commissario e sono fino al 27 ottobre, data di scadenza per poter rilasciare l'autorizzazione, impegnato a acquisire tutte le osservazioni, i pareri, per rendere l'autorizzazione il più possibile perfetta e il più possibile vicina alle corrispondenze della gente. Accanto all'autorizzare il rigassificatore, presumibilmente, c'è anche il memorandum Piombino, ovvero le opere che saranno fatte a beneficio della comunità di Piombino, e mi muoverò su questa strada. Io sono stato il primo in aula a intervenire per respingere questo atto provocatorio, a mio avviso, del 5 Stelle, dove la destra si è accodata, perché è opportuno che il Consiglio regionale si pronunci, che dia sostegno e forza al nostro presidente Eugenio Giani. A me fa piacere che Giani è intervenuto in aula, ha detto quello che di fatto ho detto io, le leggi si rispettano, si procede nella conferenza dei servizi, si possono dare delle condizioni, ma si va avanti sull'intervento del rigassificatore, perché è un intervento che serve al nostro Paese, perché ci sono le condizioni per realizzarlo, perché ci sono oggi i tempi per realizzarlo, e a me fa piacere che poi anche il Partito Democratico abbia discusso al proprio interno magari, ma poi ha deciso di votare così come ha votato Italia Viva, così come ha chiesto il Presidente Gianni, e credo che la nostra presenza in Consiglio regionale sia determinante. Oggi lo abbiamo dimostrato con la fermezza delle nostre posizioni, con il nostro convincimento e con la nostra coerenza. Quindi oggi la maggioranza tiene, questa è la notizia che magari non sempre i giornalisti vogliono sentirsi dire, ma la maggioranza che tiene su un atto così importante invece è la vera notizia, che oggi il Consiglio regionale dà pieno mandato al nostro governatore per procedere in questa direzione.
È stata evidente in aula l'enorme difficoltà del Presidente e Commissario straordinario Gianni nel replicare a quella che era una richiesta che a noi sembrava semplice, cioè quella di far interrompere queste attività prodromiche che stanno avvenendo nei dintorni di Piombino da parte di SNAM senza che ancora nemmeno sia stata iniziata la conferenza dei servizi. Noi abbiamo chiesto il suo ruolo di garante e lui si è arrampicato, secondo noi, sugli specchi dicendo che noi chiedevamo qualcosa di illegale, quando in realtà chiedevamo semplicemente che si facesse il percorso, l'iter previsto dalla legge, e soprattutto era assolutamente attinente a quello che è il piano per la transizione ecologica che abbiamo fatto oggi, perché stiamo parlando di energia, di emergenza energetica e di risorse, e stiamo parlando, proprio oggi abbiamo discusso il piano della transizione ecologica, che all'articolo 2 prevede l'utilizzo al massimo delle fonti rinnovabili, e esattamente nel cuore della costa toscana decidiamo però oggi, anzi chiediamo, di interrompere la costruzione di un impianto che per 25 anni utilizzerà comunque delle fonti non rinnovabili. E quindi è assolutamente attinente a questo, la replica che è assolutamente attinente a questo piano. E l'altra osservazione che ci sentiamo di fare è che le compensazioni di cui si parlano sono quelle che Piombino attende da molti anni e non possono certo essere sbandierate adesso, perché sono qualcosa che alla popolazione gli è dovuta. E poi Gianni deve prendere una decisione, e in questo momento può fare il suo percorso oppure può continuare il lavoro, diciamo, può cercare di accelerare i lavori di SNAM in questo momento e portare avanti quel lavoro, quando sa già che il governo uscente desiderava questo, ma il nuovo governo, per parola della leader di Fratelli Italia Giorgia Meloni, in realtà ha già detto che vuole valutare dei posizionamenti diversi del rigassificatore. Quindi praticamente si ritroverebbe a fare adesso un lavoro del governo uscente con un governo entrante che fa un'affermazione diversa. Le responsabilità tecniche e il percorso giuridico e legislativo non spetta a noi, ma le scelte politiche sì, quindi la colpa o la responsabilità di questo del rigassificatore alla fine sarà su Gianni e non sul nuovo governo, se decide di accelerare. Un ragazzo di 26 anni è morto a Firenze in un incidente stradale. Sebastian Galassi, che per mantenersi gli studi universitari studiava come web designer, faceva il rider, ovvero il fattorino. Sabato 29 settembre stava effettuando una consegna per conto di Glovo quando il suo scooter intorno alle 21.30 si è scontrato con un'auto alla periferia di Firenze. Portato in codice rosso in ospedale, è morto la mattina seguente. Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente del Consiglio regionale, chiede anche di dare più tutela ai rider, è una priorità assoluta e deve esserlo per tutti. Noi stiamo provando in tutti i modi a far applicare la norma che noi abbiamo messo in campo sulla formazione e sulla sicurezza dei fattorini digitali. Ogni volta che un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna perde la vita, ognuno di noi deve porsi delle domande e cercare di poter far meglio. Quella legge va applicata fino in fondo. Bisogna aprire ancora più canali di dialogo, in questo caso con le società di delivery, con tutti coloro i quali purtroppo offrono un lavoro ancora precario e con un livello di retribuzione non adeguata. Le parole lette anche in questi giorni, la necessità di queste ragazze e di questi ragazzi di prendere sempre più ordini, perché altrimenti l'algoritmo li metteva fuori, è qualcosa che richiede una norma nazionale. Noi l'avevamo predisposta, non siamo riusciti ad andare in fondo. Credo che qui davvero serva un salario minimo e serva che ci sia la stabilizzazione. Non possono essere precari, ma devono essere inseriti con una forma di contratto che gli dia garanzie di tutela e di sicurezza. Questo dobbiamo farlo noi, ma devono farlo soprattutto a livello nazionale, e spero che questo nuovo esecutivo... Il cordoglio innanzitutto alla famiglia e ai cari di questa persona, di questo lavoratore che ha perso la vita nel proprio lavoro. Dobbiamo continuare a mantenere forte e alta l'attenzione sugli incidenti e sul lavoro, soprattutto per quelle categorie che sono maggiormente esposte. Dalla ripresa del lavoro in presenza con l'alleggerimento delle misure pandemiche abbiamo assistito a un incremento
e quindi il fatto che questo problema sia tutt'altro che sopito e deve essere alla nostra attenzione non solo come legislatori ma anche come istituzioni. Anche il Consiglio regionale ha affrontato più volte quello dal lato ovviamente soprattutto della sicurezza sui luoghi di lavoro, abbiamo approvato una norma, è stato avviato un lavoro da parte dell'assessorato importante per individuare quelli che sono i rischi più connessi e per aumentare il livello di sicurezza, ma evidentemente la tutela di chi lavora, di chi fa il rider ancora è assolutamente insufficiente, quindi sia da parte della Regione che ovviamente anche da parte del Governo dovranno essere adottate nuove misure che portino d'intesa con le organizzazioni sindacali a rafforzare gli strumenti di tutela per questo che deve essere un lavoro e non può essere un momento in cui si mette a rischio la vita di tanti ragazzi e ragazze che sono a lavorare e non devono essere a rischiare la loro vita. Torniamo a ripetersi e a piangere dei morti troppo spesso, vittime sul lavoro o vittime su un lavoro che molte volte viene sfruttato e che forse lavoro non è, e quindi serve una riflessione seria, non serve un approccio demagogico, non serve piangere il giorno dopo, serve istituire delle normative che possano veramente garantire le persone che lavorano. Il lavoro è, sotto tanti punti di vista e sotto tante sfaccettature, un lavoro che oggi nella modernità assume caratteristiche nuove, quindi servono nuove normative, nuove tutele, nuove garanzie per dare dignità a quello che ovviamente serve alle persone per vivere, e questo accentua ancora di più il divario tra chi quotidianamente, magari senza alzarsi dal proprio divano, percepisce un sostegno, un sussidio, e chi magari fatica per poche centinaia di euro a fine mese, e questo crea uno squilibrio sociale inaccettabile. Questi ragazzi che devono correre come pazzi per rispettare questo algoritmo, che purtroppo succedono queste tragedie. È un lavoro nuovo, del nuovo millennio, con queste multinazionali che tendono solo a fare profitti, e forse c'è bisogno di normarlo in maniera adeguata. La Regione Toscana, grazie al Presidente Mazzeo, è stata, anzi è, tra le regioni più all'avanguardia in Italia, perché per quello che riguarda la competenza regionale abbiamo provato a garantire a questi ragazzi perlomeno un minimo di tutela. Non basta. È un lavoro pagato male, è un lavoro che mette a repentaglio la vita di questi ragazzi che per pochi spiccioli sono costretti a peripezie folli in mezzo al traffico delle nostre città. Va detto che non tutti lavorano con cognizione di causa forse di quello che stanno facendo, ma sicuramente è un lavoro che merita più tutele e più normative. Non è possibile che noi ci troviamo a parlare ogni volta di tutele e di normative quando abbiamo di fronte un ragazzo che perde la vita. Dobbiamo farlo nei momenti, tra virgolette, di pace, cioè nel momento in cui prima che succedano certe cose, mettere mano a una riforma. La riforma è competenza nazionale e davvero mi auguro che tra le mille cose che il nuovo governo dovrà fare vi sia anche questa. E a Palazzo del Pegaso, cambiando argomento, il Presidente del Consiglio regionale ma anche la Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti, hanno ricevuto una delegazione guidata dalla Vice Governatrice della Regione dell'Isola di Creta, Eirini Ciudezzanachi, e la Coordinatrice della Toscana per l'Associazione Borghi Più Belli, Elisabetta Giudrinetti. Nasce così un nuovo percorso di collaborazione e sviluppo. Ascoltiamo di cosa si tratta. Noi stiamo vivendo un tempo di egoismi, un tempo in cui ci si allontana, non si costruiscono ponti. E invece oggi, incontrando qui la delegazione guidata dalla vice governatrice della regione di Creta, noi vogliamo costruire un ponte per creare le condizioni per scambi economici, turistici, culturali tra due territori dalla grande storia che raccontano attraverso la loro bellezza, attraverso i loro prodotti estono-gastronomici, attraverso i loro prodotti agricoli, quanta potenzialità c'è e quanta possibilità c'è di far legare due popoli che nel tempo hanno fatto la storia del nostro pianeta. È bello essere oggi qui, è bello poterli ospitare, è bello è stato sottoscritto questo patto che è un modo per ripartire dalle nostre radici, dalla nostra memoria, da quello che siamo, ma anche per traguardarlo verso
verso il futuro. Siamo onorati che abbiano scelto la Toscana e credo che questo rafforzi le reti europee fra piccoli borghi e fra le buone pratiche che la Regione Toscana sta mettendo in pratica e che ci fa piacere condividere, così come ascoltare le buone pratiche nei borghi dove già le stanno mettendo in pratica. Quindi è un modo sia per sviluppare il turismo, sia per sviluppare la sostenibilità dell'ambiente, sia per far vedere i borghi più belli, quindi la storia e la cultura della Toscana, così come degli altri paesi europei. La rete dei borghi più belli cretesi sarebbe già nata se non ci fosse stata, ahimè, la terribile crisi greca e la riforma Kallikrates, che ha unito più comuni assieme per raggiungere una certa popolazione. Con il presidente di Ploigos ci conosciamo da molti molti anni e quindi è nata l'idea di cominciare a lavorare assieme, soprattutto attraverso un protocollo che impegna in parte sia i borghi nostri che l'associazione Ploigos, che a sua volta aiuterà la creazione della rete dei borghi più belli cretesi, e in vari settori di comune interesse, primo fra tutti l'agricoltura, ma non solo. I nostri borghi toscani e cretesi hanno tante denominazioni comuni, primo fra tutti lo spopolamento, l'emigrazione dei giovani che vanno a studiare altrove, non sempre tornano. La bellezza dei nostri borghi legata spesso purtroppo ad un'eccessiva stagionalità. Abbiamo delle cose comuni da vedere, per esempio il turismo, e la qualità, i prodotti e la qualità dei prodotti, e poi tutta l'organizzazione dei paesi, dei paesini, eccetera. Allora attraverso questo tipo di collaborazione che stiamo cercando di sviluppare, pensiamo che come Creta e come Toscana abbiamo sia dei problemi sia delle cose interessanti ad andare avanti. E quindi l'isola di Creta e la Toscana sempre più vicini, e noi invece ci auguriamo di essere stati vicini anche a voi in questo appuntamento con Dettor Consiglio. Vi ricordo comunque per tutti gli aggiornamenti, le delucidazioni, c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento tra 7 giorni quando saremo ancora qua dentro il Consiglio.